Ciao a tutti da Tiger, siamo qui nella parte 6 di Alone in the Dark, The Nightmare, sempre con la mia ragazza. Siamo Ciao a tutti. qui che praticamente nello scorso episodio, a fine dello scorso episodio, abbiamo fatto quel rituale palloso in cui ci ha dato praticamente due oggetti importanti: un'altra statuetta Abkhanist per del rituale e la stella di pietra. La stella di pietra, scusate, che è un gettone, una specie di gettone che va inserito sotto, qua sotto dove c'è il laboratorio. Andiamo nel laboratorio per aprire il laboratorio di Eden Shaw. O Eden Morto, come cazzo si chiama? Boh, i nomi sono un po' a cazzo. Un attimo solo. Ok. Sei dentro la chiesa tu? Ok, Sì. allora praticamente dobbiamo entrare nel passaggio segreto e là sotto c'è praticamente il laboratorio come avevamo già visto la scorsa volta. Però non ci potevo. Però non sapevamo entrare, perché appunto c'era. Ci mancava qualcosa, per l'appunto. Quindi suppongo che adesso dobbiamo inserire il gettone dentro. Sicuramente sì, a questo interruttore, credo. Proviamo. Saluto. Grazie. Sono diventato un ruttaforo. Stelle di pietra. No, Non non lo lo possiamo mettere. fa usare. E come si fa? Aspetta. Fammi chiamare Alin. Aline. Nemmeno questo. Nemmeno questo. Vedi ti prenderà nella porta? Aspetta. Ci possiamo entrare. Come si fa? Boh. Strano. E che devo usare io per entrare qua, scusa? Che hai detto? Però già la Non ne ho idea, cioè non è servito a niente praticamente il rituale che abbiamo fatto. scusa. Ho provato ad inserire sia davanti alla porta che là dentro, ma niente. Ci vuole tipo più una chiave, più un qualcos'altro. Capito che le luci. Come Niente. si entra qua, scusa? Ma a me che tipo sopra ci siamo che si possa andare, si può salire, niente. Non lo so. C'è scritto una M però. E che devo fare qua, Passaggio M? sotterraneo. Se clicco dal passaggio sotterraneo, mi dà una mappa, tipo. Oh. Non c'è bannello, mangia la chiave. Non lo so. Posso provare a utilizzare tutto. Aspetta, esamina. Esaminiamo il cerchio di pietra. Non me lo fa neanche esaminare. Non lo so. Sinceramente non ho idea. Perché vedi sopra la porta che c'è tipo una cosa, un muretto. Ma dovrebbe entrare. Aspetta. Aspetta, Luigi ha commentato. Luigi Alone in the Dark si chiama il gioco. chi? Ciao lui. Alone in the Dark si chiama. E non lo so, come un gioco horror, come cazzo ti si fa? Aspetta un attimo.
Ma che se c'è un passaggio segreto, qualcosa? Metti, premi L2. No, lo so, ti fa vedere le porte che ci sono. Che palle, però. No, secondo me va fatto qualcos'altro. Ma cosa? Impossibile. Aline! Poi chiami Alina, Alina non ti dice niente. Ti chiamo solamente quando hai bisogno. Secondo me cosa ho da fare prima di scendere qua? Tipo prima delle scale che abbiamo salito, forse dovevamo andare avanti. Non lo so. Poi posso uscire io che provo a vedere se avanti c'è qualcosa da fare, tu Aspetta. provi a vedere se si può Vedo un entrare. video, su internet. E io non lo vado a controllare, però poi casomai rivengo. Vai a controllare. È strano però, eh. Non c'è manco un video, cioè dai, ma che cazzo di gioco di merda, dai, veramente, mi sta proprio rompendo il cazzo ma sto gioco, dai. Sta proprio venendo stufo, te lo giuro. E come cazzo, non si può fare niente praticamente. Boh, Mi è veramente. venuta un'idea, mi è venuta un'idea. Aspetta, aspetta, aspetta. Dato che mo noi abbiamo fatto. Hai visto che ad Aline gli servono le statuette? Andiamo a quel cancello. Hai visto che c'è un cancelletto fuori la chiesa, quello che era chiuso? Chissà la possiamo incontrare Aline. Cioè dato che abbiamo tutte e due le Ma non statuette. credo, l'avremmo incontrato. Secondo me sì. No, perché prima non abbiamo fatto il rituale l'altra volta, quindi magari non avendo le statuette non veniva. Aspetta che vado a provare, tanto che sono quasi fuori dal gesso. Devi salire su quelle cose di legno, quelle scale di legno. Ma ogni volta mi manda qua. Perché sbaglia ad A uscire. uscire. Sbaglia ad uscire. Sto capendo di nuovo. Ok, adesso facciamo così. Forse ho capito perché. Perché ci manca qualcosa, ci vuole. È impossibile che quel. Perché qualcosa è troppo grande per entrare là dentro. Ma forza così, eh. Se no non ci sono altre strade, capito? Non può funzionare in nessun altro modo. Sì! È come dicevo io! Ci ho Capì? provato a mettere da qua. Sta arrivando Aline, sta arrivando Aline, come dicevo io, guarda. Ti Lo so, ma avviso, non purtroppo esiterò a io ancora non ho sparare. provato qua, non riesco a uscire. Aline. Ma vai un po' più avanti una volta che esce, poi Cavoli, mi hai giri a spaventato sinistra, a giri a morte. Adesso destra. non potrei Esatto, mi Va rimane buone, non sa manco uscire da una parte, da una lì porta, ho capito. mi rimane là dentro. Vabbè, stati là. Sento un certo rimpianto. Smettila di scherzare. Hai il disco di pietra di cui mi hai parlato? E tu cosa mi dai in cambio? Le devi dare il disco di pietra, Vedo che vedi? sei furbo, Carby. Tieni, ho trovato questo, ma non ho idea a cosa possa servire. Mi dice qualcosa. A che punto sei? Ho recuperato le tavole e ho due statuette. Tu cosa mi dici? Mi manca ancora qualcosa. Sembra quasi che tu ci stia prendendo gusto. Torna alla realtà. Voglio semplicemente andarmene da qui. E ora? Ora devo tornare al forte. Buona fortuna. Anche a te, Carby. Se ne va. Quindi mo? Cosa mi ha dato? Sei riuscita? Ah, Sì, sono fuori la porta, sto meno uscendo dalla male. porta davanti. Vedi, hai preso un sigillo con una W. Hai preso un sigillo? Mi ha dato E quindi non è un nemmeno sigillo. quello. No, ma è quello per forza. Vedi, mi ha dato un sigillo e noi gli abbiamo dato il disco di pietra in cambio. Mi sta andando online. Vabbè, io ritorno là, ritorno al laboratorio intanto, Vabbè, vediamo. vedi se ti fa entrare. Mutami intanto, che sennò poi c'è il filmato da passare. Sì, aspetta che ti muto. Ah, ma qua ancora il sangue c'è per terra, che due palle, oh.
Mo' c'è qualche mostro, per forza. Ma io l'avevo detto che era in quel modo. Cioè, me lo sentivo. Per forza, non andrò. Ma perché si gira per il laboratorio, 100% a sto punto. Ma poi c'è sangue da tutte le parti. Manca ancora qualcosa. Sembra quasi che tu ci stia prendendo gusto. Torna alla realtà. Voglio Sono semplicemente là, eh. andarmene da qui. E Ora? ora devo tornare al forte. Buona fortuna. Anche a te, Kark. Ho capito come funziona. Sì, va là. Va l'anello, va là. Mi ha fatto entrare nel laboratorio. Praticamente, ogni volta che lui mette l'anello, te lo porti sempre appresso. Ogni volta che lui mette l'anello dentro il meccanismo, tu te ne puoi andare. Ti aspetto. Ti aspetto. Comunque c'è. Tra poco c'è a 3 anni Ronaldo e ancora non si è imparato l'italiano bene. Non si è imparato l'italiano bene. Cioè, non, ma, dice parecchie persone, parecchie parole facili, le dice a cazzo. Intanto mi bevo un po' di teina. Ma che stai facendo invece di muoverti? Ho messo a caricare il telefono della live. Della live, per ascolto. No, io sto andando alla chiesa. Dai, là. Per il momento in questo laboratorio non c'è un cazzo. Cioè, non sono proprio entrato dentro. Ci sono entrato dentro, però non c'è. Non sono proprio. Ecco, forse di qua. Luce blu, corro con il mio fra. Dimmi quando apri la porta ed entri. Tu dici no, è impossibile, mi diceva a me. Se non era per me, non è che ce l'avevamo Io ho detto fatta. impossibile, perché cosa? No, Cioè, no, è impossibile che dobbiamo andare di nuovo là. Ci siamo già stati, non c'era niente. io ho detto impossibile, io ho detto che secondo me dovevamo andare pure prima delle scarpe. Stai dicendo? Ma me ne senti le Ho detto che non ci dovevamo andare. Che non credo, hai detto. Ecco, non credo, Non ho detto non credo. hai detto. Va Ho buono, detto mi tu. sembra strano che non serva a niente sto rituale che non ci va. Ho detto non No, io ho detto, credo. vedi che dobbiamo andare di nuovo a quel cancelletto, che Va bene, basta, forse basta. ci incontriamo Alin. Ecco, tu hai detto, no, se ci siamo già stati, non c'era niente. Hai detto tu, ma perché devi avere sempre, vuoi avere sempre ragione in tutto? Me lo spieghi questa cosa? Cosa ti cambia ad avere sempre ragione anche se non ce Ma l'hai? come, ma scusa, ma come ho fatto io a dirti ci siamo già stati? Se io non sapevo manco di quale parte stavi parlando tu. Vabbè, poi dopo, raga, dopo faccio taglio questa parte, quella parte di live e la metto su YouTube e faccio vedere dopo come sta zitto. Sì, comunque sono live. Ok, andiamo avanti, dai. Ancora urla. E non parlare sempre. La capita a Se no, che fai? me, no? Almeno quando siamo in live, cerca di tacere. Sì, stai zitta tu. C'è un cancelletto davanti qua. Cosa Vediamo lì? se ci entra tipo quel gettone. Non ha capito ancora che della coppia sono io quello che comanda, raga. Andiamo, finisce di parlare d'altro, guarda, mi sa che non è così. Di qua non si va avanti, comunque. Come non si va avanti? Vedi che devi aprirci il cancelletto. Entra nel cancelletto. Ma dove sei? Me lo spieghi dove sei? Beh, Non mi faceva entrare. No, messo l'anello. non mi faceva entrare al cancelletto, A premevo me X ma sì, a me non... sì. Qua c'è una leva. Che cos'è sta leva? Non Ma la luce non c'è qua. lo so, c'è tipo una leva, non so che cazzo è.
Vedi, si illumina. Però se ci clicco non va niente. Manco io. Vediamo se tipo c'ho degli oggetti per sbloccare. No, niente. Vabbè, andiamo avanti allora, dai. E c'ho delle gabbie. Andiamo avanti. Che cazzo c'è qua dentro? C'è qualcosa per te? Ah, amuleto qua. Ma perché non prende le cose? Ok. Vediamo cosa c'è di qua. What the fuck? Proprio un laboratorio. Va da solo di là, che sta facendo? Oddio, c'è Ma prima è uno! andato dritto dopo l'amuletto, sei andato a Dritto, dritto sinistra. all'amuleto, dritto all'amuleto. A sinistra non ci sono andato. A destra del personaggio. Il sistema nervoso è costituito da una massa scura e lucida, Oddio. lunga circa 35 cm e larga 15. Una struttura caotica. Oddio, c'è un Reagisce mostro. direttamente alla luce bianca, contraendosi come una Queste pupilla. Sto macchine non funzionano. prendendo tutti i campioni necessari per condurre un'analisi biomedica. Credo sia già possibile asserire che gli elementi principali che lo compongono sono lo zinco e il berillio. Quanto agli altri, sono interessato principalmente alla loro struttura cristallina centrale. Ho bisogno di estrarre e iniettare questa struttura. Chi va là? Alan, non pensarci nemmeno. Mi sarei potuto sbarazzare di te almeno una dozzina di volte, ma preferisco che tu abbia un assaggio dell'oscurità mentre sei ancora in vita. Quando i miei amici avranno terminato con te, il tuo corpo mi tornerà utile. Sta scappando. Potresti rispondermi quando ti chiamo. Mi sarei potuto Alin, sbarazzare di mi te sono almeno imbattuto in una dozzina Alan, di volte, proprio mentre ma stava preferisco eseguendo che uno tu dei abbia un suoi macabri assaggio esperimenti. dell'oscurità. Era nel pieno di un Sicuro che. sezionamento. Non voglio sapere di cosa. Orribile, ma dove sei? In un laboratorio sotterraneo. Sembra che per gli esperimenti di Alan sia necessario molto materiale e cadaveri. Cadaveri? Corpi umani? Non lo so, è scappato togliendo l'energia elettrica. Sono bloccato al buio. Ho trovato un progetto. Penso sia la pianta del laboratorio. Aspetta, c'è un'uscita proprio dietro il tavolo operatorio. Ok, vado. No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Sì, ma se voglio esplorare, Alin, non mi rompere i coglioni, Alin. Alan, effetto delle autopsie sui mostri. La mia pazienza ha i suoi limiti. Mi hai promesso dei risultati e li sto ancora aspettando. Le fughe di tuo fratello non mi interessano. Ho accettato di farmi carico dei considerevoli debiti della tua famiglia e ti ho concesso i crediti che hai richiesto. Ti ho fornito tutte le materie prime che ritenevi necessarie. Devo ricordarti che tu sei utile, ma non indispensabile. Mi darebbe molto fastidio dover utilizzare, come posso dire, metodi più persuasivi per ottenere la traduzione delle tavole e una copia degli appunti di lavoro di tuo fratello.
Se non riceverò una risposta a questa lettera, non esisterò e a servirmi dei metodi necessari a raggiungere i miei scopi. Hai capito? No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Hai rotto i coglioni. Che dobbiamo ripercorrere la strada dove siamo venuti. Sì, lo so. Però... Oddio! Però? Io non ascolto Alin. Io E quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti o dobbiamo indietro? vado avanti, vedo se c'è qualcos'altro. No, non va bene. Però mi Ripercorri la continua a strada dire per che la devo quale sei venuto. andare. Vabbè, allora andiamo di là, perché mi continua a dire che di là non ci devo andare. Ah, boh. La porta è bloccata da sbarre di metallo. Alan deve aver attivato un sistema di bloccaggio automatico. Aspetta, nella piantina c'è anche la disposizione di tutti i cavi dell'elettricità. Dovrebbe dire anche dove si trovano i meccanismi di bloccaggio. Segui il muro. Grazie, Alin. Sei la mia salvezza. Cercherò di non farci l'abitudine. Aspetta, abbiamo diritto, un problema. Diritto. Cosa? Sì, Il ok. meccanismo di bloccaggio è all'esterno del laboratorio. Alin, dobbiamo trovare una soluzione. E forse se attivo tutti questi macchinari? Potremmo provocare un sovraccarico per liberare la porta. No, non va bene. Ok, Ripercorri la proviamoci. strada per la Da quale dove sei inizio? venuto. Ci sono due tavoli con sopra strumentazioni sperimentali. Per trovarli, devi seguire il muro verso la sinistra della porta. Ok. Questa è una vera e propria casa degli orrori. No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Ma dice che non va bene di qua, dove cazzo devo andare? Ma guarda sto cazzo di gioco. Dice che dove siamo venuti. Che? Non si è capito niente. Ha detto che dobbiamo prendere la strada da dove siamo venuti. Io non mi ricordo. Cioè non è che non mi... Segui il muro, Segui non il ti puoi muro. sbagliare. Segui il muro, non ti puoi sbagliare. Diritto, Sì, ok. Seguiamo il muro. quindi diritto. Ah, ok. Oddio. No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Ma perché mi dice sempre di qua? Se io la strada lo sto facendo, ma che cazzo vuole? Oddio, quanti cazzo. Quindi dobbiamo ritornare indietro. Eh sì, torna indietro. Ma mi frego di quello che dice. No, non va bene. Torna il fino a mondo dalla quale sei venuto, poi ci vado mentre siamo Vabbè, là. Ma io comunque ci vado, non me ne frega niente. quindi dove? E torna indietro. Sai dove vogliamo andare? In quella strada. Sai dove? In quella strada. Dove Dov'era l'amuleto? non siamo andati, esatto. Ok. Un armadio vuoto. Segui il muro, Segui il non ti muro. puoi sbagliare. Segui il muro, ok? Sì, da là dobbiamo andare. Da dove ti ho detto io. Ma si ritorna di qua poi. Un generatore di energia. Diritto. Diritto, diritto. Sì, ok. No, qua diritto. Ah, ecco dove è il generatore. Qua c'è il coso della corrente, qui. Che non me lo fa premere. Non capisco perché. No, vabbè, io veramente rimango scioccato. Sì, c'è una porta qua. Segui il muro, Segui non il ti puoi muro. sbagliare. Segui il muro. Di nuovo. Ma qui la lente mi continua a dire no, non va bene. Non lo so, ciao Piero. Devi seguire il muro. Che cazzo ne so io che sta dicendo questo.
Mi cosa l'adrenalina non va bene. No. Diritto, diritto. Diritto, okay. Diritto. Sì, ok. Diritto, diritto. Ah, qua c'è una cosa. La porta è bloccata da sbarre di metallo. Vedi? Alan deve avere attivato un sistema di bloccaggio automatico. E che tanto cosa andare? Nella piantina c'è anche la disposizione di tutti i cavi dell'elettricità. Dovrebbe dire anche dove si trovano i meccanismi di bloccaggio. Grazie, Alin. Sei la mia salvezza. Cercherò di non farci l'abitudine. Aspetta, abbiamo un problema. Cosa? Il meccanismo di bloccaggio è all'esterno del laboratorio. Alin, dobbiamo trovare una soluzione. Forse se attivo tutti questi macchinari? Potremmo provocare un sovraccarico per liberare la porta. Ok, proviamoci. Da dove inizio? Ci sono due tavoli con sopra strumentazioni sperimentali. Per trovarli devi seguire il muro verso la sinistra della porta. Ok. Questa è una vera e propria casa degli... Sai che dobbiamo fare? No. Dobbiamo praticamente... Adesso dobbiamo attivare gli interruttori. No, non va bene. Ma tipo dalla porta ti riporta di nuovo indietro. Noni, all'interno di questa di questo laboratorio ci sono degli interruttori. Io ne vedo uno che si illumina. Quelli devi attivare. Ma come faccio? Non mi fa premere. No, non te lo fa premere. No. Allora andiamo proprio all'inizio, da dove siamo entrati. La Africa. Ma perché te lo fa premere? A me no, neanche. Ma tipo hai visto quando andiamo nella porta? Ah. Diritto. Però ogni poco chiama, è diritto, mi sta rompendo il cazzo, non mi fa fare niente. Madonna mia, come fa a rompere il coglione sta parte, oh. Gesù Cristo mio, fammi fare... Oddio. È diritto, Sì. Dobbiamo andare indietro, sì. Ma escono i mostri, escono. Ogni poco dritto. Sì, ok. Ma hai rotto i coglioni, vado dove voglio. No. Ma perché deve dire non va bene? Se non... Cioè, tutte le parti dice non va bene. Perché quello là è il punto, però il problema è che non lo fa aprire. Boh. Io sono tipo il tavolo dell'amuleto. Dobbiamo attivare qualcosa, ma comunque te la posso dire una cosa, non si capisce niente a sto gioco. Ma poi io non riesco neanche a guardarla, la live che fa buona già non va. Ma è normale che è buia, il gioco è buio, grazie al cazzo. Che dobbiamo fare? Dice che di qua non ci dobbiamo andare. Vabbè. Diritto. A me mi dà la direzione giusta. Cioè, due direzioni ci sono, indietro e avanti, non puoi andare dall'altra parte. Cioè, non so se capisce Aline non capisce, secondo me. Ora, ma questi macchinari non funzionano. Aspetta, vediamo qua. Ah, Will, primo dov'è? Dov'è? Vedi, c'è un tavolo con quello là che quel coso che illumina. Vuoi tirare questa leva? Sì. Devi premere quello là, il primo che c'è sul tavolo, non devi prendere quello alla fine. Come ho fatto io, hai visto? Ok, sto accendendo una specie di arco elettrico. Ma non succede nulla. Aspetta, continua con gli altri macchinari. Volevo fare che serva a qualcosa. Continua fino a quando non superi il tavolo e incontri il corridoio. Attraversa il passaggio e dirigiti lungo il corridoio. Il corridoio delle celle. Ad ogni modo, l'interruttore della luce è in fondo a questo. Comunque, praticamente sarebbe quel tavolo prima, quell'interruttore prima delle celle. Poi c'è la lettera? No, quell'altro ancora. Da dove praticamente tu vieni dalle celle, quando vieni dall'inizio, dove vieni dalle celle. Poi praticamente il secondo è quello dove ci sono le celle, proprio all'inizio del laboratorio. Diritto. Vedi, sì. Thank you.
Diritto, diritto. Ho capito, ma se sto andando, ma perché dice sempre dritto, dritto, dritto? Ma lo vuole messo, ma fammi capire, ma io non ho capito io. Siamo là, non me ne frega un cazzo, sembra che è vogliosa sta casa di Aline, non lo so. Vuoi attirare la leva? Sì, ne ho attivato un'altra. Grazie, io ne porto anche una. Tanto mo si accendono tutte le luci, mo fra un po', e le vedi. Ok, ho appena acceso un proiettore, Ma non c'è stato alcun sovraccarico. Porta pazienza. Vorrei vederti al posto mio. L'ultimo interruttore è in ordine, nella stanza a fianco. Torna indietro nella direzione opposta e gira a destra all'incrocio. Quindi segui il corridoio. Tu comunque... Quella sedia di scrivania, là? Là, ce n'è un altro, vedi che si illumina. Prendi quello. Vedi che te lo fa fare. Ecco, mo praticamente il secondo sai qual è? Quello che praticamente è all'inizio del laboratorio, dove ci sono le gabbie. Proprio all'inizio. E poi invece l'ultimo... Lo devi attivare. Te lo fa vedere! Ok, sto accendendo... Continua con gli altri questioni. Spero che serva a qualcosa. Continua fino a quando non superi il tavolo e incontri il corridoio. Attraversa il passaggio e dirigiti lungo il corridoio. Il corridoio segui delle celle. Ad ogni modo, l'interruttore della luce è in fondo a questo. Bene, non ho molta scelta. Allora, ma qua ci dovrebbe essere l'altro. Esatto. Diritto, diritto. Sì, ok. Allora, poi l'ultimo invece, devi andare praticamente nella curva dove c'è l'amuletto. Vai sempre dritto dritto fino a quando incontri il tavolo con l'ultimo interruttore, capito? Io non ho capito il secondo, dove era quel tavolo? All'inizio! Il secondo è all'inizio, da dove siamo entrati nel laboratorio, te lo sto dicendo quattro volte, Ho capito, ma sei tu che parli, cioè lì ogni poco dritto dritto. No, io mo' ho parlato. Vabbè, ogni scusa è buona. Ok, ho anche l'ultimo fatto. Aline, dovresti vedere. Non voglio neanche sapere cosa, Alan. Ho attivato una specie di raggio laser. Ok. In teoria questa volta dovrebbe succedere qualcosa. Non accade nulla. Resterò bloccato. Ecco, funziona. Si è aperta la porta dopo. Prendi la porta alla tua sinistra e attraversa il laboratorio per raggiungere l'uscita. Grazie mille, sto andando. Eh? Che è successo? Non mi hai fatto fare quello delle gelle. Te lo devi fare per forza. Ah, ci sto premendo. Ma allora non sei in quello giusto. Tu mi hai detto quello delle gelle. Quello delle gelle è all'inizio, appena entri nel laboratorio. Sono là. Allora non sei in quello. Gelle. Non te lo fa fare. Io vado avanti. Io sono stanco di stare di perdere tempo nella live. Io vado avanti. Vabbè. Non possiamo stare 4 ore ogni volta a una parte. Se no non lo finiamo più sto gioco. Ogni volta a te non va questo, a te non va quello. Sì, adoro il suono della tua voce. Risparmiati gli spirito saggini. Dove sei? Grazie per l'incoraggiamento. Ho due statuette. E tu? Lo stesso. Anch'io ho due statuette. Sono andato nel laboratorio di Alan Morton e mi sto facendo un'idea degli obiettivi di Lamb. Cosa mi dici del tuo amico? Fische? Penso che queste carogne non gli abbiano dato neanche la possibilità di combattere. Intendi dire i fratelli Morton? No, sto parlando di Lamb e Johnson. Fische probabilmente non ha mai messo piede su questa dannata isola. Ma non c'è stato. Quindi cosa intendi fare? Prima di tutto, dobbiamo uscire da qui. Continuando per questa strada, dovrei riuscire a raggiungere i sotterranei della villa. Quando ero là sotto, ho aperto una botola che conduce alla serra. Ok, grazie. Quale ti manca ancora? Pronto? Non è quello della strada dritta, là dove eravamo. Apri l'ultimo e poi te ne puoi andare dalla porta. Da quel cancelletto? Là mi inquadrò.
Una volta che apri l'ultimo ti puoi uscire dalla porta, da quella porta che è bloccata. Minchia, qua mi devo mettere delle armi buone. Accendi la torcia, perché ti spegne sempre la torcia da solo, non ho capito perché. Sempre su cazzo di giorno. Mamma mia, fammi andare via. Sì. Poi anche se tu stai andando bene, ti dici sempre dove devi andare. Oddio mio. Che è successo? No, non puoi capire, devo scappare, trema tutto, ci sono un sacco di ragni dietro. Ma perché sei bloccato? Ma guarda qua! Come sei bloccata? E non fa più! Come non fa più? Che sei? Non fa niente il personaggio, è rimasto immobile. Prova a premere option. Oh. Niente? Da solo. Cosa fa? Accende e spegne la torcia da solo. È il joystick allora. Non mi ha mai dato problemi, abbiamo il joystick. Ma si vede che è falso sto joystick, per questo fa così. È fake, non è originale. Provala tipo a sbattere piano piano sulla mano. Vedi se si riprende. No. È il joystick, ma vedi. Ma lui si muove però. Cammina da solo. No, non sta proprio camminando, sta fermo. Accende e spegne la torcia. E fai una cosa, salva. Ah, vai, apri il menu. Col triangolo. Oh, santa Madonna, quanti problemi ogni volta. Sì, vabbè. Esci dal menu di nuovo, vedi se si riprende. No. Niente? No. Ma non ti cammina proprio? No, non cammina. Allora salva, esci e ricomincia. C'è una porta qua. Se non aspetta che facciamo una cosa. Cioè? Ti passo poi ti passo un attimo i salvataggi in modo che riprendi da dove sono io. Perché sono andato avanti, ma. Però non c'è niente da difficile. No, vabbè, mi sa che sono rientrato nella villa, in qualche modo. Vabbè, fallo tu, vabbè. Guarda la live, che poi ti passi i salvataggi, così non ti perdi le parti. Ti passi i salvataggi. Guardati la live mia. Non puoi capire dove sono, guarda, vediamo se... Era il joystick, manco... si vede che si è buggato il gioco. Vabbè, ma tanto sta parte la faccio passare subito, perché tanto dovevi soltanto attivare la leva e devi dove ero io. Si vede che ti sei buggato. Ero davanti lui. Perché se tu salvi ed esci il gioco e ti ricominci, devi rifare sicuramente il cosa dell'interruttore, lo devi rifare tutto. Ero davanti al terzo interruttore. Capito. Quindi per non fartelo rifare tutto da capo, poi te lo faccio direttamente io. Guarda dove sono. Non salvare, non fare niente, rimani così. Guarda la live. Indovina dove sono, vediamo se lo capisci. Quel poco che si vede. Questa porta in cui si poteva... Quel tappeto. Ti ricordi questa porta dove noi potevamo spiare? Dentro la villa che c'era quella porta che si poteva spiare, si vedeva il laboratorio dentro. Quella che era, che sembrava tipo sigillata. Là siamo. Ah, sì. Sì. Lem, sei tu? Professor Morton. Perché il personaggio... C'è un filmato. Non esagerare. Hai ricevuto i documenti? Sì, e volevo ringraziarti. Devo dire che il lavoro di tuo fratello ha fatto grandi progressi. I suoi appunti erano estremamente chiari.
Sembrava quasi di leggere un testo di medicina per gli studenti del primo anno. No. Sì. Tuttavia resto della convinzione che avresti potuto spedirmi le traduzioni delle tavole un po' di tempo fa. Non avrai mica voluto mettere alla prova la mia pazienza, vero? Fermati. Sembri Alan. Non hai idea di che cosa stia succedendo qui. Se devo credere agli appunti del tuo gemello, è un inferno, vero? Ti ho mandato due dei miei migliori agenti. Due agenti non hanno nessuna speranza. Ci vorrebbe l'intero esercito. L'esercito? Non farti trasportare. Finora te la sei cavata perfettamente anche senza il mio aiuto. Vero? Sei un dannato bastardo. Vieni a tirarmi fuori da qui. Signor Morton, non penso che tu mi abbia capito. Grazie a te e a tuo fratello ho fatto molta strada. Per me il grande giorno si sta avvicinando. Stando così le cose, non mi servite più a nulla. Lamb! Lamb! Oh mio Dio. Non c'è più niente qua. Questa porta sembra sigillata. Quindi chiama Aline. Aline. Niente. Ma che devo fare io qua? Questa è la porta e quindi non ho capito, non capisco. Davanti non si può andare. Torno indietro. Ma non lo so, a volte non ti spiega quello che devi fare. Aspetta, chissà con la de... No, se è sigillata non lo so. C'è un'altra parte di qua, vedi? Per forza là devo fare qualcosa. A forza. Ma poi io dopo che Carbine ascolta una cosa del genere così importante, cioè Aline sparisce. Ma poi non è che dici tu la chiami e lei ti risponde, ti dice dimmi qualcosa. Niente. Aspetta, andiamo qua. Non c'è manco l'anello più. M'ha fatta proprio a curcazzo. Proprio a curcazzo m'ha fatta. Qua c'è soltanto registrazione. Vabbè, per forza indietro, dai. Che due palle. Sta live è stata proprio una merda, sta live. Cioè, ci siamo bloccati tantissimo. Ma non ti spiega manco niente, però. Vabbè, torno indietro, dai. Mi sono rotta le palle. Vediamo tornare indietro che bisogna fare. Chissà c'è qualcos'altro. Anche perché ci sono ste scale. Però mi devo togliere sta arma, fratello caro, perché veramente arma inutile. Sembra che terremoto, cioè, ogni volta che vieni di qua c'è il terremoto. Che poi sta a casa, è tutta collegata al laboratorio, cioè praticamente, cioè tu arrivi fin là sotto, tutto di fuori, il cortile, le tavolette, tutta la palude, fai tutto sto giro e poi si ricollega al sotterraneo di là. Cioè tutto è tutta collegata sta villa, cioè tu puoi uscire ed entrare, praticamente puoi entrare da là e puoi anche entrare dal di fuori, da qua. È tutta collegata. La mamma ta. Muori.
si spiega. Ma poi non c'è una chiave, non c'è niente, non ti dà un cazzo, non ti dà qua. Ma poi è scappato, no? Sto figlio di puttana è scappato. Ma dove è andato a finire? Ma chissà di qua dovevo andare, aspetta. No, se ci può andare di qua. Neanche di qua. Beh. Non capisco. Dice, guarda, stanza con due porte, dentro in quella bloccata con due volte. Ascolta il registratore e sentirai che il fratello di Morton sta lavorando con l'Eb. Esci da qui, apri l'altra porta e ti troverai nuovamente nelle prigioni sotterranee. Raggiungi la botola prima chiusa della serra. Ma che cazzo sta dicendo? C'è una botola là, hai capito? Perché c'è una guida? Mi senti, mo? È morta, non la sento più. Cavolo, che bello fare le live con lei, guarda. Sempre problemi ci sono. Oh, mi senti? Vabbè, io chiudo, dai. Oggi è proprio uno schifo totale, va. Uno schifo totale oggi, va. Uno schifo totale oggi. Uno schifo totale. Ma anche una live fatta bene si può fare oggi. Secondo. Mi senti? Sì. Che fine avevi fatto? Io ti stavo rispondendo quando tu dicevi mi senti, ho visto che c'ho la botola, ti rispondevo. Non ti sentivo. Dicono che c'è una botola praticamente. Però non la so. Non so dov'è sta cazzo di botola che dice questo, scusa. Ma guarda che. Queste cazzi botole mandano tutti i palle, queste botole però, eh. E decidi di entrare in questa porta qua. E dopo che ho ascoltato la registrazione, di entrare nella botola. Ma la registrazione l'hai sentito? Sì. Andala. C'è una carta qua. Ma non c'è un foglietto qua sopra, ma? O sono pazzo io? Questa porta sembra sigillata. Vedi, l'ho aperta. Però non mi fa uscire, va. Prova con qualche. No, 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 non c'è. Non abbiamo. Ma senti che fa rumore, senti che fa rumore. Yeah. Vedi, ti ritroverai nuovamente nella prigione sotterranea. Non ne ho idea. Da qua devo uscire, solo che è buggato il gioco. Vedi che è buggato il gioco. Vuoi salvare? Facciamo così. È buggato il gioco. Da qua si deve uscire, per forza. Si deve uscire da qua per forza, 100%. È bello tutto quello che vuoi, però. No, lascia stare. La merda totale. Perché mi senti che fa un rumore? Quando fa quel rumore? Significa che si è sbloccata. Non lo so. Ma poi per forza si deve uscire dalla neanche. Niente, non ti fa uscire in nessun modo. Questa porta? Sembra sigillata. Fa il rumore e non si apre. Niente. Non lo so.
video. Pubblicità, ma non puoi vedere un cazzo velocemente che qua c'è sempre pubblicità, 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 pubblicità. Sto YouTube di merda che vuole morire, sto YouTube di merda, deve fallire sta azienda di merda, 4 soldi. Chiudetemi il canale, che mi fate un favore, così non faccio più video. Che sapete solo fare pubblicità, pubblicità su pubblicità. Pezzi di merda. Due pubblicità a video. La gente poi non sa manco fare i video, cioè mette parte 6, parte 7, parte 9, parte 10, poi, non, poi ci, mette, ci frega 40 anni da fare una cosa. Ma non c'è una, cioè non c'è un cazzo, te, non c'è un cazzo. Cioè. Ecco, questo qua arriva a questo punto, vediamo un po'. Ok, che sale qua sopra. Vediamo, vediamo lui, lui se riesce... Vedi se riesce ad uscire dalla porta, se riesce... vediamo se esce dalla porta lui, vediamo un attimo. Voglio proprio vedere, sono curioso qua. Pure lui non lo fa entrare. Lui si vede che si esce da un'altra parte. Mangula. Addirittura le fa su Twitch live. Ma fangula, ma fa mocca chi te è morto, va. Guarda, va dove era la porta, ma mamma mia che gioco stupido. Ma non c'era la porta. Ma sai perché questo succede? Ma sai perché succede questo? Vuoi sapere perché succede questo? Perché io non guardo la mappa. Perché se guardassi. Ma qua è un cavolo di luce, ce la possono premettere. Non ci vedo un cavolo. Figa. Guarda dov'era. Cioè, ma io ci sono andato prima di là, non è entrato. Hai aperto la porta. Ci sei? Cioè guarda dove sono uscito. Ti rendi conto dove sono uscito? Ricambiando. Guarda dove siamo usciti. E cos'è? Guarda dove ci ritroviamo. Guarda bene. Ti è familiare? Che è la villa. Ah, andavo da là. Il cancello è chiuso. Una mamma. Ma dice che c'è una botola, che ne so io. Vedi a terra pure, casomai. Le botole sono a terra. Vediamo. Ah, sai forse dove? Aspetta. Dove cazzo è andato? Non si vede niente. Oh, oh my god. Ma che succede? Non puoi andare sotto. Prova a premere X. Non ci puoi andare sotto. Ecco, quindi... E quindi dove cazzo me ne vado io, scusa? No, ma... Aspetta che mo devo capire perché mo tra poco sclerò di brutto, te lo giuro. Come confuso sto giorno.
Fratello caro, ma tu mi dovresti fare entrare qua, perché io questa porta l'avevo aperta, ma neanche te biv, no? Oggi succede qualcosa che non deve succedere. Oggi spacco qualcosa. Aline! Dobbiamo... veloce! Guarda che Alan c'è. Sta per celebrare il rituale d'apertura. Lo sento. Il vecchio. Ma non puoi fare nulla per fermarlo. Sono troppo vecchio. Non ho... Ehi, non ci abbandonare ora. Abbiamo ancora bisogno di te. Cosa dovremmo fare? Sì, un ufficaruccio. Recuperare le statuette e raggiungermi nel santuario della mia gente. È lì che si trova la porta. Con un po' di fortuna potremmo arrivarci prima di Alan. Perché mai hai continuato a lavorare per i Morton così a lungo senza fare nulla? Non ti sei mai detto? Non è ancora venuto il momento. Beh, è quello che mi sono detto per 50 anni. Ma ora so che il momento è giunto. Cosa vuoi dire? Se la signorina Sedrak è qui, è perché lo hanno voluto alcuni uomini. Tu sei qui perché lo ha voluto un dio. Oh sì, tu sei venuto su Shadow Island per il tuo amico, ma riflettici. Sei corso qui senza neanche porti una domanda. Venire qui sembrava ovvio. Fischke non è stato altro che un pretesto, nonostante la profonda amicizia che ti legava a lui. Come sai tutto ciò? Anch'io sono venuto qui, Carnby, e da quel momento i miei sogni sono come libri nei quali è scritto il futuro, ma non il mio, il tuo. Interessante. E se ne va. Aline, ho incontrato Edenshaw. Dobbiamo trovare Alan. Lo so, ti ha detto solo questo? Ho la strana sensazione che già sapesse del mio arrivo. So che può sembrare strano, ma mi sento come se fossi legato a quello che sta succedendo qui. Una sorta di déjà vu? No, qualcosa di più profondo. Come frammenti di un lontano passato. Nel mio caso, tutto il mio passato è frammentario. Tu sei riuscita a parlare con Obed Morton? Sì. E non è mio padre, ma... diciamo... che me l'aspettavo. Aline, hai passato tutta la tua vita senza sapere chi fosse tuo padre. Non penso che faccia differenza aspettare ancora alcuni mesi. Ti prometto che se ne usciamo vivi, mi occuperò del tuo caso. Ma permettimi di dirti che incontri di quel tipo sono sempre una delusione. Ci sei? Allora, praticamente... Sì, ci sono. Il vecchio ci ha fatto capire che era proprio il destino, che era proprio Edward e Aline che dovevano venire e risolvere questo problema. Quindi lui è come se deve essere lui il prescelto per salvare i Morton da questa maledizione, che poi l'hanno voluto loro, perché loro hanno fatto l'incantesimo che hanno creato tutto questo. Ora saliamo la scala, vediamo cosa c'è sopra. Va. Siamo in una serra. Niente, qua che faccio un po' di buchi. Vieni, cazzo! Questa porta sembra sigillata. Non muore mai, oh. Vieni. La prossima volta sicuramente, ragazzi, ci sarà la parte finale. Poi la parte finale la faremo anche con la mia ragazza. Yes. Purtroppo stavolta il gioco lì è morto il gioco. Non è colpa mia stavolta. Stavolta non è colpa sua, stranamente, però non è colpa sua. Grazie della fiducia, amore. Intanto mi arriva una richiesta di amicizia su Facebook. Chi è? Non lo so, una persona straniera.
Aspetta, andiamo a vedere. Qui dentro cosa c'è? Solo semplici imballaggi per prodotti da giardinaggio. Nulla di interessante. Ce lo dici tu, ce ne andiamo. Lo dice pure da solo. Questa è la serra. Ma sembra che ci sono dei serpenti per terra, guarda. Oh, stronzi di merda. Hai visto? Quindi, che mostro ancora andrà live e non ti risulta? Sì, lo so, ma si bugga, lascia stare, ma YouTube ti sembra normale. Poi dici che uno si incazza con YouTube, grazie al cazzo, guarda quante cose. Io te lo dico sempre. Salia, però su Twitch no, su Twitch non posso. Ma su Twitch ci vuole troppa connessione. No, vabbè, ma perché è la PlayStation che tu metti quella qualità e quella qualità devi avere. Invece se io tipo qua, invece se la faccio con OBS, secondo me no. Non dovrebbe dare questo problema. Su Twitch, quando ho guardato qualche live tua, un po' come mi si buggava. Che devo fare qua? Guarda. Cioè, sono salito su questa scala per fare che? Scendi giù. Di qua non mi fa fare niente, di qua? Incredibile, raga. Incredibile, ma vero. Se ce l'hanno messo. A qualcosa serve. Per guardare il panorama. Ma sembra un'altra scala quella che c'è, ma non si vede niente con sta luminosità, madonna. Povero io! Ah, aspetta. Sembra un'altra. Mi sa qua dobbiamo mettere tipo una statuetta qua sto coso. Aspetta. Alla sua destra. Fammi vedere. Oggetti. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico, si deve spingere sta cosa? No. Sì, l'amico aveva ragione. Chiedo per un amico, sì. si deve spingere ancora? Chiedo per un amico e non sono io che lo chiedo. Ma poi a chi è che lo stai chiedendo precisamente? Non lo so, manco io. Mio amico immaginario. Quindi, mi sa che ho rotto qualcosa, mi sa. Ho rotto la statua. L'ho buttata giù. A questo serve? L'ho fatta a mille pezzi! Ma io non ho capito adesso che l'hai rotta, cosa è successo, niente. Ma andiamo a vedere subito! Cazzo. Tutto quello che tu tocchi distruggi. No, non devo salire, voglio prendere quella roba là. Secondo me è data a pezzi. Ma è una statuetta, aspetta. Hai preso un sigillo, un'altra volta. Hai preso una statuetta un'altra statuetta Abkhazani. Raggiungi raffigurando un orso. Un'altra statuetta, voglio. Che poi voglio sapere proprio a cosa servono, dato che ne abbiamo già due. Ah, secondo me serve per uscire di nuovo, perché secondo me serve un altro sigillo anche per uscire. Un sigillo per uscire e un sigillo per rientrare. Vabbè, ritorniamo al laboratorio, non possiamo fare altro. Aline. Che belle che queste live non se le caga nessuno. Solo Fortnite le interessa la gente. Ormai voi non capite proprio ormai il valore dell'amore, il valore della vita più. Pensate soltanto alle cazzate. E vabbè. Cosa? No, dico la gente, no? Sono più belli questi giochi, sinceramente. No, dove sto andando? Vabbè, devo andare per forza dove c'è il laboratorio. Dun 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 dun. Non chissà quanti mostri escono. Cioè, alla fine praticamente adesso devo ritornare dove tu sei bloccato. Mo ti trovo, ma appena vado là ti trovo a te.
Ti trovo a te non che sei rimasta. Ma non ti troverei comunque, perché non è che non possiamo, non stiamo giocando. Stavo dicendo che praticamente trovavo la parte tua del gioco bloccata. Mi trovavo a me stesso bloccato là. Era una battuta. Sì, lo so, dopo l'interruttore, dopo che è attivato l'interruttore, si è bloccato là. Il secondo. Non l'ho attivato dopo. Che me ne scappo. Al terzo interruttore, quello là dove è passata là. Capito. Comunque, ma praticamente. Cioè, siamo dovuti arrivare fin qua per trovare l'ultima statuetta. Perché ora ne abbiamo. Me ne vado. Ne ho tre io e due Aline, sono cinque. Dovrebbero essere sei le statuette, forse. Quindi ne manca una. Penso, che l'ultima l'ha trovata pure. Cioè, un'altra l'ha trovata pure Aline. Penso adesso, fino adesso. Penso che siamo. Mo le abbiamo tutte. Dobbiamo andare a fare praticamente il rituale. Ci vogliono comunque. Per far finire tutto questo, ci vogliono tutte le statuette. In modo da chiudere l'incantesimo. Così ho capito io, eh. Poi se ho capito male. Sono un coglionaccio. Non so come aiutarti. No. Sì. E com'è che lì non chiama più, mo? Se mi comincia a mancare. Ma dopo che ti manca, c'è sia Aline che io. Aline! Ah, buona. Non si dicono queste cose. Caricamento. Vediamo se. Ma vedi che poi alla fine ho fatto tutto sto giro e poi non devo andare manco qua. Qua sarebbe la caverna e il laboratorio. Vedi che qua c'è un altro interruttore. Quindi oggetti. Utilizza, vedi? Ci voleva pure questo per uscire. Ah no, si va da un'altra parte, guarda! Sto guardando. C'è la porta, si gira e ti fa andare da un'altra parte ancora. Incredibile, guarda. Ma incredibile, ma vero. Aline? Ah, vedo che abbiamo raggiunto lo stesso guarda, punto. Guarda, siamo in due. Non ci resta molto tempo, dobbiamo sbrigarci. Altrimenti il nostro sacrificio sarà inutile. Ora stai parlando come un'indiana. Mi sento come se mi fosse stata assegnata una missione. Sì, è benvenuta nel club. Là in alto c'è una stella con delle iscrizioni. Mi piacerebbe sapere cosa dicono. Seguimi. Allora, riesci a decifrarla? Aspetta. Sì, penso di farcela. Ora vi trovate dinanzi al cancello. Il varco che relega l'oscurità nei meandri della terra. Voi che state per aprirlo, voi dovete sapere che la notte respinge l'oscurità in queste caverne, mentre il sole le richiama all'aperto. Perciò, se il cancello viene aperto, mentre la sfera del giorno lancia i suoi primi raggi di luce, l'oscurità si spanderà per tutto il mondo, aprendo il cammino alle sue creature, che vagheranno per la superficie terrestre, nutrendosi del sangue dei figli della luce. Dannazione! Puoi dirlo forte? Sta camminando da solo. Ma hai notato che la che culo gli hanno fatto la Penso che linea. Questi debbano essere i sette dei della luce. Sì, e quel fantoccio in mezzo deve essere Hecaton Kires, il dio degli dei. Ma da me è esagerato. Ehi, credi in quella leggenda? E tu? Ci credi in quest'isola? Ok. Coraggio, sbrighiamoci. Ah, quindi ora siamo con Aline in compagnia. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Praticamente sicuramente penso che registreremo adesso l'ultima parte e la faremo a video, perché se non mi sbaglio io avevo visto dei video in passato su YouTube, però non me lo ricordo, sono stati 2-3 anni fa, non mi ricordo tantissimo del gioco, come va a finire tutto.
Quindi, ma penso che siamo arrivati, diciamo, alla parte finale del gioco. Quindi credo che l'ultima parte la registreremo a video e faremo dei tagli quando magari non riusciremo a fare una cosa, in modo da non fare un'altra live noiosa. Quindi questa sarà l'ultima live su Alone in the Dark, a meno che poi cioè più avanti la faremo pure con Aline, ma non lo so, poi vedremo. Quindi ci vediamo la prossima volta con la parte finale a video. Quindi ciao a tutti da Tiger, alla prossima. Ciao a tutti.